Ben ritrovati, sono il professor Marco De Piccoli. Con questo nuovo video andiamo a rispondere a ciò che è richiesto in tre test d'ingresso. Si tratta di test di fisica alle facoltà universitarie. Partiamo con il primo. Qual è la velocità angolare della lancetta delle ore di un orologio? Sarà forse 6,28 per 2 radianti al secondo, 6,28 fratto 2 radianti al secondo, 6,28 fratto 24 per 60 per 60 radianti al secondo, 2 volte 6,28 fratto 24 per 60 per 60 radianti al secondo, 6,28 per 2 fratto 24 per 60 per 60 metri al secondo. Ce l'ho fatta. Allora, parlando di velocità angolare, come il rapporto tra l'angolo espresso in radianti, l'angolo spazzato dalla lancetta o comunque dal corpo che si muove di moto circolare rispetto all'intervallo di tempo espresso in secondi utile a spazzare quell'angolo. Allora, per quanto riguarda l'orologio, parliamo della lancetta delle ore. La punta della lancetta delle ore, quella che poi va sul quadrante a indicare in effetti l'ora, si muove di moto circolare uniforme, quindi con velocità angolare costante e velocità tangenziale costante in modulo. Quanto tempo impiega la lancetta delle ore a compiere un giro completo sull'orologio? State attenti, impiega 12 ore. Allora, faccio riferimento a quale angolo? Faccio riferimento all'angolo giro, che in radianti è espresso come 2π greco, fratto il tempo 12 ore. L'unità di misura e il valore che vogliamo ricercare deve essere in radianti al secondo. Andiamo quindi a esprimere quelle 12 ore in secondi. Ogni ora è composta da 60 minuti, quindi moltiplichiamo per 60 al 12. Ogni minuto da 60 secondi, quindi moltiplichiamo anche per 60. Otteniamo 2 fratto pi greco fratto 12 per 60 secondi. Se guardate le alternative, questa scrittura non compare. Non compare mai pi greco, a dire la verità. Allora, quale operazione andiamo a fare? Vedrete che ci ritroviamo. Moltiplichiamo numeratore per 2 e denominatore per 2. Qualcuno poteva pensare 2 giri in 24 ore. Facendo ciò otteniamo 4 volte pi greco fratto 24 per 60 per 60. Approssimiamo pi greco con 3,14, 2 per 3,14 è circa 6,28. Quindi come risultato è accettabile 2 per 6,28 radianti fratto 24 per 60 secondi. Non andiamo ad eseguire il calcolo, è una delle alternative proposte, nello specifico la D. Passiamo al prossimo quesito. Prima moto circolare uniforme, ora costante di gravitazione universale, G. Dimensionalmente è definita da il prodotto tra una forza e una lunghezza al quadrato, quindi F per L quadro, fratto una massa elevata alla seconda. Qual è l'unità di misura di G nel sistema di unità di misura MKS? Non è il sistema internazionale. Allora, senza occuparci troppo di questo sistema, che poco viene studiato a livello di scuole superiori, poco nulla, poco niente, guardiamo un po' le alternative. Abbiamo chilogrammi alla terza, per metri alla terza, per secondi alla meno 1, dinamo per metri quadro per chilogrammi alla meno 2, chilogrammi alla meno 1 per metri cubi, secondi alla meno 2, chilogrammi alla meno 1 centimetri cubi, secondi alla meno 2, chilogrammi alla meno 1 per metri quadri. Allora, per valutare le alternative io farei in questo modo. Intanto una veloce riflessione. Dimensionalmente la grandezza G, quindi la grandezza di G è stata ricavata dalla legge di gravitazione universale. Il modulo della forza attrattiva tra due corpi dotati di massa M e M, M maiuscolo e M minuscolo, è pari a G per il rapporto fra le masse diviso il quadrato della loro distanza. Distanza espressa in metri, massa espressa in chilogrammi. Da lì si ricava l'espressione di G. Come ci viene detto, G è pari ad una forza per una lunghezza al quadrato fratto una massa al quadrato, per quanto riguarda dimensionalmente.
L'unità di misura del sistema internazionale per la forza è il newton, ma ricordiamoci che la forza la possiamo anche esprimere come chilogrammo per metri diviso secondi al quadrato, metri fratto secondo al quadrato. Una forza è esprimibile, secondo il principio della dinamica, come prodotto tra una massa e l'accelerazione che quella massa va a subire sotto l'effetto di quella forza. Allora, ritorniamo a quel G uguale. Forza la possiamo pensare come chilogrammo per metro fratto secondo al quadrato, la lunghezza la andiamo a esprimere in metro, la massa in chilogrammi alla seconda. Abbiamo quindi chilogrammi per metro fratto secondo quadro per metro alla seconda fratto chilogrammi alla seconda. Semplifichiamo chilogrammo e chilogrammo, ci rimane un solo chilogrammo a denominatore, metro per metro alla seconda, metro alla terza. Volendo riscrivere, anche utilizzando potenze con esponente di segno negativo, metro alla terza, secondi alla meno 2, chilogrammi alla meno 1. Questo prodotto tra unità di misura e loro potenze è presente nell'alternativa C, ed è quindi la C l'alternativa corretta. Non serve andarsi a occupare troppo di altri sistemi, basta fare riferimento alle unità di misura fondamentali, anche riconosciute nel sistema internazionale. Attenti a quest'ultimo quesito, non facciamoci abbendolare. Un corpo non sottoposto a forze può essere forse in moto? La risposta magari è no, perché solo l'azione di una forza può determinarne il moto. No, perché per spostare un corpo occorre effettuare un lavoro. Sì, ma tale moto sarà sicuramente rettilineo uniforme. Sì, il moto è circolare uniforme. Nessuna delle precedenti risposte è corretta. Allora, moto non sottoposto a forze. Mi baso su conoscenze relative ai principi della dinamica, in particolare il principio di inerzia, quindi il primo e il secondo principio. Ragiono sul secondo principio, che poi mi porta al principio di inerzia in un caso particolare. Quando considero la forza totale che agisce su un corpo, questa è esprimibile come la massa di quel corpo per l'accelerazione che la somma totale delle forze che agiscono su di esso vanno ad imprimere. Se la forza totale è zero, quindi se la somma totale delle forze è zero, se la forza è nulla, la massa non è zero, ciò che è zero è l'accelerazione. Ora, cosa vuol dire accelerazione uguale a zero? Significa che non vi è variazione della velocità nell'intervallo di tempo. Non può essere allora un moto circolare uniforme, perché nel moto circolare uniforme vi è un'accelerazione. Il vettore velocità cambia direzione, ad esempio. Accelerazione zero, quindi vuol dire che la velocità non cambia, ma un corpo può avere una velocità, quindi può essere in moto. Se è in moto, lo è a velocità costante con una traiettoria rettilinea. Quindi la risposta è sì, il corpo si muoverà di moto rettilineo uniforme. L'alternativa corretta quindi è la C. Riflettete bene sulle considerazioni. Detto questo, però, direi che posso andare a concludere questo video. Ovviamente vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale così da rimanere aggiornati. Lasciate un mi piace, commentate, fatemi sapere se avete bisogno di qualche chiarimento, spiegazione. Seguitemi sui social, vedi Facebook e Instagram. Detto questo, non vi rubo più tempo, vi ringrazio ancora, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.